Ragazzi, bentornati. Ci troviamo di nuovo qui su Sid Meier's Civilization VI Gathering Storm su PlayStation 4. Io sono il videogiocatore solitario. Allora, c'è stato un attimo di pausa nel canale, diciamo che non sono stati pubblicati i video, o sono stato un po' impegnato. Ho dato priorità a un altro progettino che ormai in ballo da qualche mese, che è il canale Twitch. Rubo giusto 2 secondi per annunciarvi che su Twitch ho raggiunto il grado di affiliato, diciamo il primo step per poter guadagnare qualche soldino su Twitch. Quindi si può fare l'abbonamento al canale. Sono in live di solito 2 o 3 volte a settimana. Porto giochi completamente diversi dal canale, quindi se siete curiosi mi potete trovare lì. Il link lo trovate in descrizione sotto quasi tutti gli ultimi video. Lo metterò ovviamente anche sotto questo per facilitarvi, insomma. E vi ricordo che chi di voi dovesse avere magari un abbonamento ad Amazon Prime, può tranquillamente collegare il suo account con l'Amazon Prime per fare un abbonamento gratuito al canale. Per chi volesse contribuire, diciamo, ovviamente donazioni e tutto quanto. Ok, dobbiamo riprendere un attimo la mano con Sid Meier's Civilization 6. Mi sono stati fatti un paio di commenti, giusto, in cui si voleva fare un piccolo approfondimento sulla partita che stiamo appunto facendo, intraprendendo. È una partita a livello base, quindi difficoltà principe, niente di difficile. È una partita che sto portando sia perché vedo che vi sta piacendo, sia perché voglio un po' esplorare il gioco con voi su PlayStation. E mi è stato appunto detto di entrare un po' più in qualche tecnicismo, soprattutto per quanto riguarda il discorso della vittoria religiosa, quella che stiamo cercando di intraprendere. Nello scorso episodio abbiamo fondato la nostra religione, il leonismo, se non ricordo male. L'abbiamo inventata noi, giustamente, e adesso dobbiamo iniziare a espandere questa influenza culturale. Chiaramente siamo ancora all'inizio di questa fase, diciamo, di vittoria che dobbiamo andare a raggiungere. Il discorso di differenza tra guru, apostolo e missionario lo vedremo probabilmente, non so se in questo episodio o nel prossimo, perché non ne abbiamo ancora neanche uno. Probabilmente se ci mettiamo un attimo di impegno dovremmo riuscire ad ottenerlo in questo episodio. Detto questo, allora, vedo che il Cairo sta finendo, qualsiasi cosa tu stia finendo il Cairo, che non è l'arciere, ma bensì, allora, produzione, stai finendo la biblioteca. Noi qui come unità possiamo fare, esatto, il missionario. Il missionario può convertire i cittadini alla sua religione, non può dare via a un combattimento teologico con unità che seguono altre religioni, ma può difendersi. Questo cosa vuol dire? Che il missionario è la nostra unità base che dobbiamo andare a spammare. Quanti turni ci vorranno? No, si compra con fede direttamente, molto bene, ne abbiamo tanta. Dobbiamo già comprare 3 missionari quasi e averne 4, 6, 8, 10, un altro già dopo 5 turni, quindi abbiamo abbastanza produzione, non è ancora abbastanza quel più 21,9 che vedete là in alto a sinistra nell'icona della fede. Potremmo già comunque comprarne 3 e dovremmo andare a spammarli nelle città adiacenti. Quindi io direi di attaccare tra virgolette Washington, assolutamente, che è la più vicina, quindi gli americani, con cui siamo anche amici. Non so se questo potrà dargli qualche tipo di fastidio. Noi avanziamo il turno. Ok. Perfetto. Ok, questo guerriero si sta andando a schiantare contro Medina, cavoli suoi. Non lo penso, non riusciremo a raggiungerlo con la nostra unità, quindi lasceremo che si suicida. E si suicidi? Allora, potremmo fare le more antiche. Non credo ci servano. Come meraviglia, abbiamo l'oracolo che non ci interessa, che se ci dà più uno di cultura e di fede, soprattutto. Invece la tipica di grandi vettorati, con 25% di meno di fede. A Padana. La Padana, più 2 emissari quando costruisci una meraviglia, inclusa la Padana in questa città. Più 2 slot capolavoro non ci interessa, sinceramente. Le piramidi abbiamo più cultura, ma non abbiamo una casella adeguata. Io direi che quindi, comunità, come ho detto, ci compriamo un mercenario. Scusate, un missionario. Esattamente.
Costruito quello, io direi di fare. Più 2 ore. L'accampamento militare, più che altro perché ci dà un po' più di resa di produzione. Forse conviene fare un altro costruttore, però sapete. Forse sì, o fare direttamente un lanciere per difenderci. Questo adesso costa un pelino di più, vabbè, facciamo un costruttore, 2 turni ce li portano via così e possiamo andare avanti in realtà perché non dobbiamo fare nient'altro. Ripeto, quel barbaro si andrà a suicidare su Medina, quindi poco ci interessa. Eccolo qua che si è Le suicidato, persone non complimenti. trovano tempo per lo Complimenti, spettacolo. cambiamo le politiche. Sì, se vogliamo cambiare le politiche. Abbiamo insule, più un'abitazione in tutte le città con almeno 2 distretti specializzati. Questo è interessante. Però il Dio Re e caravanserragli per adesso sono più importanti, quindi le lasciamo così. Scegliamo un nuovo progresso civico. Mamma mia la difficoltà. Tattiche difensive, vediamo, intanto dobbiamo andare avanti prima o poi in quasi tutte. La produzione a questo punto di Medina, che ha costruito il suo costruttore, sono molto contento. Muoveremo anche il nostro missionario. Qui a Medina, che sta abbastanza crescendo. Forse è giunto il momento. Il colono ci impiega un po'. Dico comunque comprare anche qua un bellissimo missionario. Esattamente. E come distretti, fare il campus. Fare il campus, perché comunque ci serve. Lo possiamo costruire. Possiamo costruire. O qui, comprandolo con l'oro, direttamente qui che ci dà più uno. Lo costruiamo qua allora, signori. Ok. Il missionario, questo si convertono in turni, come vedete arriva quasi ovunque. In 8 turni si converte a Los Angeles. Au! Facciamo male. Arriviamo addirittura fino a Debrecen. Abbiamo avuto quel bonus. L'abbiamo sfruttato molto bene. Non so se ci conviene attaccare la città del Messico così. Forse ci conviene muoverci verso gli americanschi. Il costruttore ci può andare a recuperare. Qui direi quella unità, sì, assolutamente. Ma andiamo avanti. Ma andiamo avanti. L'altro missionario lo sposterei a nord. O forse è meglio convertire tutto da una parte sola. Siccità, come al solito, siamo fortunatissimi che è proprio ai bordi della nostra città di Medina che potrebbe subire un po' di problemi. Allora, anche lui lo spostiamo qui. Ok, andiamo avanti e il costruttore potrà costruire una miniera. Perfetto, perfetto. Ok, siamo andati a recuperare quello che è Gems, cosa sono quelle? Non mi ricordo, l'avevo vista l'altra volta, mi perdonerete. Allora, il missionario poi lo muoviamo nel prossimo turno, ovviamente. Andiamo avanti. Iniziamo a spalmare la religione. Il fatto che si convertano così velocemente e da così tanto lontano vuol dire tanto. Oh! Se è apparso uno scout nemico, probabilmente farà una brutta fine questo scout nemico. Andiamo a recuperare qua questo. Questo costruttore va a recuperare le balene. Absolutely. Lo attacchiamo. Esatto. Dovremmo essere in grado anche con l'arciere di attaccarlo. Sì. E lo finiamo. Bah, così, molto molto tranquillamente. Allora, il carro ha finito la produzione. Il carro ha finito la produzione. Meraviglie. Si potrebbe fare il Colosseo, però non ci interessa, sinceramente. Faremo un colono. Che ci serve un'altra città sicuramente. Cosa? Niente, andiamo avanti. Perfetto. Arabo fa la storia. Più
prima tecnologia di una nuova epoca di determina la tua scoperte, vita, navigazione seguendo il tuo astronomica, istinto. molto importante. Scienza, 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 scienza. Allora, andiamo di ruota, così mancano solo 3 turni alla ruota, l'arciere lo rimettiamo fermo. Lui. Ok. Lui lo rimettiamo a riposo. Ok. Costruttore di Medina è arrivato alla città del Cairo. Molto bene. Il colono tra poco sta per essere costruito. Non so dove piazzare il colono, però quello potrebbe essere un grosso problema. Via, miniera. Bam. Cava di pietra ci dà più fede, ragazzi. Andiamo a recuperare quelle che ci mancano in giro. Ok, il guerriero torna a difendersi. Il costruttore. Io direi di andare a recuperare, fare una fattoria al Cairo, molto semplicemente. Magari qui. Sì, perché no? Ok. I missionari sono giunti. Oh, molto bene. Ok. Ah, guardate dove è andato a costruire Mattia Corvino. È in fase espansionistica il Corvino. Ok. Si converte in 3 turni. Questa è già convertita, dovremmo andare a Chicago. Oh, andiamo direttamente a Washington. Assolutamente. Lui ha costruito, sì. Può tornarsene a casina? Sì. Ah no, shit. Sì, no, 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 ha costruito, ha costruito. Lui mi costruisce una fattoria. Che fa sempre bene. Andiamo avanti. Stiamo andando avanti molto bene, ragazzi. Siamo ancora un po' bassi in scienza. Questo me ne rendo conto. Non La reinventare. ruota. Ok, molto bene. Mancava questo come tecnologia. Ora, in 3 turni facciamo la valuta o l'equitazione. Oh, la lavorazione del ferro. Beh, però qua ho già gli impulsi, direi di sfruttarli. Ne mettiamo la coda e poi questo. Ok. Perfetto. Così siamo a posto per un po'. Medina ha finito. A Cairo ha finito. Ha costruito il colono a Cairo. Molto bene, molto molto bene. Munita d'acqua. Il porto. Ma il porto lo farei sinceramente più che altro perché ci dà. È sicuramente utile fare un porto qui. Allora, anche Medina ha finito la costruzione. Di che cosa non ricordo. Potremmo fare un altro missionario. O potremmo fare un lanciere. O se no, addirittura Medina, dato che è un pochino più indietro, potremmo fare un mulino d'acqua. Mi dà di cibo a produzione. Perché forse è importante. Allora, il colono. Come può andare a costruire? Là qui. Però manca l'acqua dolce. Questo potrebbe essere un grosso problema. Un enorme grosso problema. Il fatto che non ci sia acqua dolce potrebbe essere un problema. Purtroppo non c'è. È in costa, ha reso regionale nuove risorse. Andiamo a prendere anche il ferro che è importante. Che purtroppo cioè, è un po' sfigata come posizione. Qua c'è l'acqua d'oro, no? Andiamo qui. Ma non avevo visto il fiumiciato, allora scusatemi. Allora, questo costruttore a questo punto lo lasciamo perdere. Inizia a spostarlo anche lui di qui, così almeno mi subito va a dare una mano. Tu. Hai fatto il tuo?
Los Angeles è già a posto. Beh, beh. Washington è dall'altra parte. Spostiamoci di là. Il missionario, anche lui, a questo punto lo sposto. Andiamo tutti e due su Washington. Intanto il fatto che Los Angeles sia passato sotto il nostro controllo religioso ci dà un punto in più. Ci dà ben un punto in più scientifico. Perché ogni città straniera che segue la nostra religione. Ci dà un punto di scienza in più. Da qui costruiamo una miniera di qualsiasi cosa sia. Me ne abbiamo finito il costruttore. Lì ce ne abbiamo uno con una carica, mi sembra. Ok. Washington. Ok. E via. Perfetto. Ok, stiamo iniziando a espandere la nostra religione anche degli amici americani, americanski. Los Angeles è già sotto il nostro controllo. Abbiamo un'altra carica. E anche Washington è passato sotto il nostro controllo. Ora andiamo a Chicago, a Chicago. E bene, molto bene. Molto bene. Sono molto contento. La cosa non li disturba assolutamente. Nessuna ora passata in Ok, sella potrà. perfetto. Equitazione, andiamo avanti poi con la prossima. Ok. Fondiamo qui. Perché ti sei fermato qua? Ah, perché fisicamente c'è un problema, si deve levare dalle balle quello. Lo facciamo, aspettiamo che si leva dalle balle. Il missionario qui è a portata di Chicago. Ora sì. Ah, prossimo turno, no problema. Compriamo altri missionari. Sì. Ah, facciamo altri due. E ce li sbattiamo lì in the face al nostro amico americansco. Ok, perfetto. Mulino d'acqua. Boom, perfetto. Fonda la città qui, please. Abbiamo fondato Mecca. Allora, il nostro la costruzione di Mecca inizia con il monumento, direi. Ah no, l'ho fatta a Medina. Ah no, vabbè, sì, fa niente. Tanto noi dobbiamo andare a prendere il missionario, lo prendiamo con la fede. E a Medina, uff. Buf, mamma mia. Ci vogliono un po' di. È un po' di deficitaria, Medina. Vabbè, costruiamo il monumento. Anzi, il granaio. Mamma mia, 22 turni sono una infinità. Infinità. E meno male che è vicino all'acqua, ragazzi. C'era l'acqua dolce, c'era anche peggio. Allora, Medina. Vai. Ah, c'è ancora una carica. È già passata all'ennesimo. Chicago. Beh, allora. Direi che si spingiamo a Debrecen. Ah, però, attenzione, Debrecen ha una sua religione. Quindi, Luca Corvino. Mattia Corvino, scusate, ha una sua religione. Ok. Molto interessante questo. Molto interessante. Abbiamo fatti 16 punti di, come si chiama? 18 punti addirittura di scienza. La Molto ricchezza bene. non può Valuta, si. molto bene. Tutto molto bello. Al Cairo. Cairo, anche tu, amico mio, devi farmi un missionario. Costano sempre di più. E vabbè. No, distretti di edifici. E poi possiamo fare il faro. Poco interessante. Sinceramente poco interessante. A questo punto farei, giusto per difendermi, un lanciere. Perché siamo un po' a corto di unità militari, dovesse mai capitare qualcosa di brutto. È finito il tempo, signori. Interrompiamo il timer perché comunque mi sono.
preso un paio di minuti prima della, come si dice, della, un paio di minuti me li sono presi per descrivervi il perché sono mancati un po' di video. Noto che la che Mecca non si è convertita in automatico, vabbè, ma quello non è un problema perché tanto è talmente vicino alla nostra città che si convertirà da sola. Questa la spostiamo in questa città qui, che non vi citerò mai, perché non si capisce nudo. Nudo si capisce. Recuperiamo dello zucchero. Ok, dobbiamo fare un costruttore, lo faremo a Medina probabilmente. Sì, che almeno lo portiamo di là. Ok, andiamo avanti, ancora un paio di turni, ragazzi. Intanto mi sono dimenticato di spostare, vabbè, quello farà giro lungo, quell'altro missionario. E lui quasi è arrivato. Andiamo a Debrecen. Sotto attacco quella città lì dell'Ungheria. Non vi dirò mai. Ok, tanto noi siamo arrivati. Molto bene. Il costruttore sta quasi per essere completato, come il nostro lanciere. Muy bien, muy bien. Ok, spostiamoci avanti di ancora di un tocco e bam. Diamogli fastidio. Quantomeno diamogli fastidio. Anche perché è l'unico modo in cui abbiamo e dà fastidio. Ho inviato nei tuoi territori una delegazione con una piccola selezione di carni scelte. Oh, la tua delegazione è benvenuta. Tu ce l'avevi rifiutata però la delegazione, amico. Te che non eri felice, ma te che non sei felice. Adesso andiamo, inviamo la delegazione, completiamo l'episodio. Scusate, ha dei problemi questa città, dei grossi problemi. Noi ce ne sbattiamo. Chiesa riformata. Ok, allora, qua tu. No, proprio tu costruttore. Sì, bravo. Devi venirmi qua. Fai sto giro perché sennò. Ok, Cairo, hai completato la costruzione. Tu a questo punto. Distretti di edifici, mi fai anche tu il mulino d'acqua. Aumentiamoci la produzione anche nella nostra capitale. E signori, ci fermiamo qua, dai, perché se no andiamo troppo in là con l'episodio. Abbiamo convertito i nostri amici americanschi. Adesso se posso, le vittorie. Religione. Saladino. Due convertite al leonismo. Noi, ovviamente, e i nostri amici americani. Siamo 2 su 8, tutte le altre civiltà non ho idea di dove si trovino. Abbiamo scoperto soltanto 3, quindi abbiamo metà della mappa scoperta in realtà. Vittoria per dominio, non vedo nessuno. Cultura no, scienza, ancora siamo indietro. Vittoria ai punti, al turno 330. E rischiamo di non farcela, eh? Perché siamo già al turno 78. Ah, beh, certo, abbiamo scelto la vittoria, abbiamo scelto la partita veloce, quindi c'è poco da fare. Noi siamo in terza posizione per la scientifica, anche per quella culturale per dominio lasciamo perdere, in vittoria religiosa siamo in testa. Non lo so, signori, se in 300, nei restanti 220 turni riusciamo a fare qualcosa, dobbiamo spingere tantissimo. Dobbiamo spingere tantissimo, assolutamente. Anzi, l'episodio lo concludiamo proprio con questo. Un altro missionario. Proprio come se non ci fosse un domani, ragazzi. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Mi ricordo di lasciare un bel like e un commento. Per adesso, abbiamo solamente esplorato quelli che sono i missionari. Gli apostoli sono quelli che poi andranno a fare gli eventuali combattimenti teologici. Per adesso non ce n'è di bisogno, quindi va bene.
I guru sono delle unità unicamente curative, quindi per adesso non ci interessano. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi ricordo di lasciare sempre un like, un commento e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ricordo di lasciare anche un bel follow anche sul canale Twitch se volete vedere qualcosa di diverso e interagire direttamente con me. Sono in live, quindi non siamo mai in troppi, quindi si riesce sempre a fare qualche discorso, anche su Civilization, non proprio sul gioco che sto portando, assolutamente. Alla prossima, ragazzi.